E adesso vediamo alla difficoltà, alla grossa difficoltà. Qui dovete stare molto attenti, dovete seguirmi perfettamente, perché altrimenti non capite. Allora, proviamo di trovarci di fronte a una cosa di questo genere, la vice quinta di 3 alla undicesima per 2 alla terza, ok? Allora, io qui, vedete, ho un cubo pair, quindi potrei applicare le proprietà delle potenze, ma in realtà non posso farlo, perché? Perché 3, 2 non hanno la stessa base, 11, 3 non hanno lo stesso esponente, quindi ho una moltiplicazione, ma per quanto riguarda le proprietà delle potenze non posso fare niente, almeno non posso fare niente fin tanto che è così. Il concetto è quello di mettere sotto radice qualcosa. Guardate ragazzi, voi per essere guidati in questo esercizio dovete seguire questo obiettivo: mettere sotto radice qualcosa con un esponente pari all'indice di radice. Cioè io devo fare in modo che qui sotto ci sia un qualcosa di elevato alla quinta, ok? Ma come faccio? Qui c'è un elevato alla 11 e qui c'è un elevato alla 3. Allora, anche qui mi vengono in aiuto le proprietà delle potenze. 3 alla 11 è uguale a 3 alla decima per 3 alla 1, perché se applico le proprietà delle potenze, 3 alla 1 per 3 alla decima è uguale a 3 alla 1 più 10, cioè 3 alla undicesima. Quindi scrivere 3 alla undicesima, vedete, scrivere 3 alla undicesima è come scrivere 3 alla decima per 3, che sarebbe 3 alla decima per 3 alla 1, cioè 3 alla undicesima. Ok? Mi seguite? Sì o no? Sì. Ah, meno male. Adesso, 3 alla decima, e sono quasi sulla buona strada, posso scriverla come, sempre applicando le proprietà delle potenze, posso scrivere che 3 alla decima, cioè questo numero qua, è 3 alla quinta per 3 alla quinta. Perché? Perché 3 alla quinta per 3 alla quinta, applicando le proprietà delle potenze, è 3 alla 5 di 5, cioè 3 alla decima. Quindi questa roba qua diventa 3 alla quinta per 3 alla quinta per 3 per 2 alla terza. Infatti vedete, potenze con la stessa base, applicando il risultato di potenza avrei 5 più 5 più 1, cioè 3 alla undicesima, questo qua originale. Ok? Bene. Ma adesso vedete che sono arrivato a mettere sotto radice qualcosa che ha lo stesso indice, elevato allo stesso indice di radice. A questo punto, essendoci tutti pair, posso applicare questa proprietà qui che avevamo visto prima, ok? Nella puntata precedente. E scrivo radice quinta di 3 alla quinta per radice quinta di 3 alla quinta per, qui è inutile dividerli perché tanto non posso fare niente, 3 per 2 alla terza. Eccolo qua. E arrivato a questo punto io posso eliminare la radice e l'esponente, radice e esponente, rimane 3 per 3, vedete, 3, radice quinta di 3 alla quinta è 3, per radice quinta di 3 alla quinta è 3, per quello che ho scritto prima, 3 radice quinta di 3 per 2 alla terza. 3 per 3, 9. 3 per 2 alla terza, 2 alla terza è 8, 8 per 3 è 24, 9 per radice quinta di 24. Ma perché fare tutta questa trafila per da qui arrivare a qui? Provate a pensare di avere un'espressione di questo genere. Questa qua. Radice quinta di 3 alla undicesima per 2 alla terza fratto 3 per radice quinta di 24. Dovete risolverla. La prima cosa che potete fare è dire, vabbè, sviluppo le potenze, 3 alla undicesima, ma buonanotte, io quando vedo degli esponenti con sopra 3, maggiore di 3, comincio ad avere una leggera emicrania, sopra il 7 l'emicrania si fa più forte, dopo il 10 faccio neanche, non riguardo nemmeno. Quindi 3 alla undicesima, come faccio per risolvere questa roba? Ma non faccio altro che fare tutta questa fila che vi ho fatto vedere, e quindi sopra che cosa diventa? Al posto di radice quinta di 3 radice quinta di 2 alla terza diventa 9 per radice quinta di 24. Guardate, 9 per radice quinta di 24 fratto 3 per radice quinta di 24. Cosa semplifico? Semplifico la radice quinta di 24 e la radice quinta di 24. Semplifico il 9 con il 3. Il risultato? Vabbè. Chiaro? Perché devo fare tutta questa roba qua? Naturalmente, ragazzi, a differenza delle espressioni normali, qui la strada non è segnata e dovete trovarla, dovete inventarla in un certo senso.